nostro nonno era carabiniere, per noi la divisa è sacra, è sempre stata sacra la divisa. Il nonno tuo è di Riccardo? Sì, perciò. Il babbo della mia mamma era carabiniere. Sai, tutte le volte vedo questo video e che sento questo video, sono stato tanto tempo senza volerlo vedere, perché non è facile vedere tuo fratello negli ultimi attimi della tua vita, no? Tutte le volte il cuore batte fortissimo e speri che possa finire in un'altra maniera, no? Che possano arrivare a sollevarlo, ad alzarlo da terra. Perché sta urlando, sta dicendo aiuto, salvatemi, aiuto, non offende mai nessuno. Dei carabinieri che dovrebbero tutelarci, soprattutto quando si sta male e si chiede aiuto, nessuno gli chiede come va. Oh, allora come va? Lo continuano a pressare, gli danno dei calci. Come era iniziato? Qualcosa hai accennato ora. Ma come era iniziato? Come è arrivata quella prima pattuglia? Sono i cittadini che chiamano dicendo che c'è un ragazzo che sta chiedendo aiuto. Riccardo si sentiva inseguito. Era un periodo difficile per Ricky, stava facendo... Ogni tanto faceva uso di cocaina e soffriva da qualche tempo di attacchi di panico. Non era un bel periodo per lui. E la prima pattuglia arriva e lo trovano in ginocchio, i carabinieri. Riccardo si alza per andargli incontro e per abbracciarli. Grazie che siete arrivati qui. Ho bisogno di voi. Arriva la seconda pattuglia, cambia la scena, perché a quel punto gli dicono vieni con noi in questura e lo incominciano ad accerchiare, a stringergli gli spazi, e lui dice io non ho fatto niente, non voglio venire in questura con voi, ho solo bisogno di un'ambulanza, aiutatemi, sto male. Ha bisogno di aria, invece loro gliela levano, gli danno dei calci. Cioè, qui si sta parlando di una scena di testimoni, di 16 testimoni se mi ricordo bene, forse qualcuno in più. Lui sta chiedendo aiuto, c'è un testimone che dice no, i calci no, e il carabiniere dice non rompa i coglioni. Addirittura quando poi arriva l'ambulanza, arrivano i soccorsi, l'ambulanza non ha il medico a bordo, ci sono solamente i volontari e i carabinieri di fatto non li fanno avvicinare. Per gli ultimi respiri di Riccardo c'è ancora i carabinieri a cavalcioni. Quando arriva il dottore, Riccardo è sempre prono con i carabinieri sopra di lui, addirittura uno sopra la zona lombosacrale che sta seduto a cavalcioni, il maresciallo con il ginocchio sul collo, e da testimoni dice che Riccardo a quel punto sta diventando viola, è ancora ammanettato e i carabinieri non trovano le chiavi delle manette e Riccardo, cominceranno purtroppo il massaggio cardiaco a Riccardo e lo andranno avanti almeno per 5 minuti con ancora le manette ai polsi. E ci sono state due sentenze, poi ora ultimamente la Cassazione. Ci sono state due sentenze dove alla fine è stato ritenuto la responsabilità nei carabinieri nella morte di Riccardo, in cui i carabinieri avevano preso da 7 a 8 mesi. Poi arriviamo in Cassazione, questo l'altro ieri, di assoluzione per i 3 carabinieri perché il fatto non costituisce reato. Quindi vuol dire che il fatto c'è stata, la morte di Riccardo, soffocato, l'asfissia. Però non è reato. Cioè, non è reato. Si può fermare in quella maniera sopra. Non è reato. Così è difficile. È difficile perché cosa vuol dire? Vuol dire che un fermo così lo possiamo fare? Va bene fermare le persone così? Fa veramente paura perché Riccardo in quel momento si poteva essere tutti, no? Tutti si può attraversare momenti difficili, si può essere in difficoltà e se si trova dei carabinieri, almeno insomma, a noi ci hanno sempre insegnato così. Il nostro nonno era carabiniere. In base ora alle motivazioni della sentenza, quali possono essere le ipotesi per provare a continuare a fare qualcosa, ad andare avanti anche in modo legale? La prima cosa di andare a Strasburgo, alla Corte per i diritti dell'uomo, quello c'è. La valutazione è che è stata fatta una sentenza politica. Un altro messaggio che viene mandato con questa sentenza è che siccome è successo in una strada, con tanti testimoni, con un video fatto e tutto, è un messaggio
che ci dice anche se vedete è inutile che poi andate a testimoniare, intanto non serve a nulla. Per questo dico che è politica. Senti, senza voler fare nulla di pietistico, ma solo di umano, per provare ad uscire da quello che mediaticamente è più il caso Magherini, com'era Riccardo? Che ti ricordi? Un Vabbè, Riccardo. sacco di roba ti ricorderai, Sì, ovviamente, il per fratello. fortuna. Era bellissimo, piaceva a tutti il profumo. E la cosa bella di Riccardo è che abbracciava e abbracciava da dietro. E la sensazione appunto di avere le sue braccia da dietro che ti abbracciavano è fantastica ancora oggi a ricordarlo. Conosceva quattro lingue bene. E Ricky, la cosa più bella che ci ha lasciato è suo figlio Brando. Perché Brando, quando Riccardo è morto, aveva 2 anni. E infatti Riccardo, anche questa è una cosa atroce, perché nel video, poi si dice nel video, ma era quella sera lì, nella realtà, prima di morire, un modo per chiedere aiuto, e che dice: c'ho un figliolo. Lo trovo di una tenerezza incredibile, perché pensa a Brando nel momento che si rende conto che se ne sta andando, e alla fine, cioè, muore davvero.